Benvenuti ad una nuova puntata di Impact Girl. Questo limone non è qui per caso. Oggi, infatti, la protagonista di questa puntata, che si chiama proprio Da Zero a Citrus, è Marianna Palella, giovanissima imprenditrice italiana che ha fondato Citrus, l'orto italiano, e l'ha praticamente ricreato da zero a partire dalle ceneri dell'azienda di famiglia. Una ragazza incredibile, non solo giovanissima, ma estremamente intraprendente, che ha dato vita ad un'azienda di grande successo in pochissimi anni. È un'azienda che collabora annualmente con la Fondazione Umberto Veronesi, un'azienda che ha una mission pazzesca alle spalle, che non è soltanto il desiderio di profitto, ma ben altro. E insieme a lei scopriremo come risalire dopo aver toccato il fondo, soprattutto ovviamente nel contesto imprenditoriale. Ma qualcosa che potremo assolutamente applicare alla nostra vita quotidiana. Stiamo per partire, ma prima voglio ricordarti di iscriverti al canale YouTube Cecilia Sardeo se stai guardando questo video da YouTube, altrimenti ricordati di andare a dare un'occhiata al canale YouTube per iscriverti e attivare la campanellina in maniera tale che non soltanto ti iscrivi, ma ricevi anche le notifiche, perché altrimenti sarà un'iscrizione finalizzata al nulla. Queste purtroppo sono le nuove regole di YouTube. Se invece stai guardando o ascoltando la puntata dal sito biz-academy.it/podcast, ricordati di lasciarci un commento dove condividi con noi l'idea principale più fresca in assoluto che hai ricavato dalla puntata di oggi e che metterai subito in pratica nella tua attività. Marianna, Citrus, che è il tuo progetto di cui sei CEO e brand manager, tu lo chiami Citrus, l'orto italiano, nasce 5 anni fa da un'idea che tu hai definito semplice ma anche molto ambiziosa, cioè quella di creare una filiera composta da piccoli appassionati produttori italiani di frutta e verdura per promuovere una cultura alimentare un pochino più attenta alla salute. Detta così, uno dice: ah, vabbè, bellissimo progetto, ma avete fatto dei numeri pazzeschi, oltre all'impatto che questo progetto ha su più fronti, perché poi tra l'altro voi finanziate anche le ricerche della Fondazione Umberto Veronesi, e oltre alla mission che è dietro il progetto, nel 2018 avete chiuso con dei numeri enormi e un 25% in più, se non sbaglio, del fatturato nel 2018 rispetto al solo 2017. Tra l'altro, e questa cosa mi ha sconvolto perché sono tantissimi, ad oggi Citrus conta 22 dipendenti, quindi anche dal punto di vista Esatto. dell'asset aziendale non stiamo scherzando. Tu sei CEO e brand manager, appunto, e la tua mamma Paola invece è direttrice generale e responsabile commerciale. Esatto. Ecco, però non è stato tutto rose e fiori fin da subito, perché poi è facile, no? Ah, tra l'altro sei giovanissima, cosa che non ho menzionato, hai 24 anni se non sbaglio, giusto? 27, Oddio, purtroppo. 27, aiuto! 27. La Me la situazione sto facendo cambia. pesare ultimamente. Però quando sei partita, 5 anni fa, ecco, ne avevi davvero pochi per poi riuscire a raggiungere in 5 anni i risultati che sei riuscita a raggiungere. Ma la cosa che più mi ha affascinato della tua storia, è il fatto che tu non solo o non tanto hai ereditato un'azienda di famiglia che già funzionava, tu, praticamente l'hai fatta riemergere dalle ceneri, hai ricostruito un'azienda da zero. Ti chiedo allora, innanzitutto, perché mi piacerebbe farti un milione di domande, ma come hai superato innanzitutto la paura di ricominciare nello stesso identico settore dove già l'azienda di famiglia non era riuscita a decollare? Allora, essenzialmente cambiando il paradigma, però mantenendo sempre il costante flusso fra tradizione e innovazione, che in questo caso era personificato la tradizione dalla mamma e l'innovazione da me, che era una giovanissima studentessa. L'azienda di famiglia non è decollata per due principali motivi. Il primo, sì, un modello di business che alla lunga non era sostenibile, ma anche perché la grande crisi del 2008 che ha inondato il nostro paese ha travolto tante piccole e medie imprese. Fra queste c'era anche l'azienda dei miei genitori che purtroppo non ce l'ha fatta, sono stati costretti poi a fare fallimento perché tieni conto che hanno ricevuto due grossi buchi finanziari. Essendo prima generazione è stato davvero difficile riuscire a tenere il colpo, quindi questo è stato il problema.
Ecco, quando parli di unire tradizione e innovazione, questa è una cosa anche che mi aveva colpito molto, perché a volte tra generazioni c'è proprio un conflitto all'interno delle imprese nel momento in cui la vecchia generazione non accetta di abbracciare degli strumenti nuovi, dei canali nuovi, delle modalità nuove di comunicazione. Ecco, tu hai trasformato tutto dal modo in cui comunicate al come lo fate. Quali criteri hai utilizzato per decidere che cosa cambiare e che cosa invece tenere del vecchio modello di business? Pochi obiettivi chiari, precisi e scritti. Con il nostro progetto volevamo valorizzare e riscoprire l'ortofrutta italiana attraverso anche concetti nuovi come la sostenibilità e l'etica che sta alla base della filosofia aziendale. Infatti con tutti i nostri prodotti parte del ricavato dato dalle vendite di questi va a sostegno di borse di ricerca di Fondazione Umberto Veronesi. Un esempio, abbiamo lanciato un vero e proprio nuovo mercato portando per la prima volta il bergamotto, frutto sconosciuto, all'interno di scaffali della grande distribuzione. E per farlo abbiamo utilizzato anche un packaging sostenibile, parte del ricavato è stato devoluto a sostegno di borse di ricerca di Fondazione Umberto Veronesi in nutrigenomica e la cosa bellissima è che il Sole 24 Ore ci dedicò questo articolo a sorpresa in cui scoprivamo anche noi che avevamo realmente avviato un nuovo mercato, una nuova domanda e quindi anche una nuova economia all'interno di un paese come la Calabria che ha sofferto tanto e ultimamente sta soffrendo molto. Quali canali avete utilizzato per partire con questa creazione di un nuovo mercato? Qual è stato il piano d'azione che ti ha portato a dire ok, questo è il primo passo, questo è il secondo, questo è il terzo? I canali dove vendiamo i nostri prodotti essenzialmente sono quelli della grande distribuzione organizzata, quindi si intende supermercati, ipermercati e discount. Abbiamo avuto la fortuna, tieni conto che partivamo veramente da zero, eravamo due donne in un mondo maschile come quello dell'ortofrutta e senza il becco di un quattrino, quindi non era molto promettente la storia. Però abbiamo avuto la fortuna di trovare delle persone visionarie che hanno creduto nel nostro progetto e quindi ci hanno dato la possibilità di accogliere i nostri prodotti all'interno dei loro supermercati. E non si aspettavano neanche loro dell'enorme risultato, perché in realtà andavamo incontro a un consumatore che era molto più attento ai temi etici, sostenibili, qualitativi del prodotto, molto più di quanto la grande distribuzione si aspettasse. Quindi questa è stata una grande sorpresa per tutti. Infatti una cosa che mi ha colpito mentre parlavi è stato il fatto di dire ok, cerco di contattare la grande distribuzione, ma come li avete convinti? Tu hai detto che avete avuto la fortuna di incontrare dei visionari che hanno creduto in quello che facevate, ma voi in qualche modo dovete averlo descritto in maniera tale da renderla una proposta irresistibile. Allora, due diciamo le componenti chiavi. La prima, la mia mamma che è un commerciale fantastico, capace di convincere chiunque. E dall'altra parte in realtà un consumatore molto più attento di quanto i canali della grande distribuzione, le ricerche di mercato dicevano che fosse, perché questa cosa ricordo all'università la ripetevano sempre nell'ultimo anno, la logica del consumo, la logica d'acquisto stava cambiando, il consumatore andava sempre di più a scegliere magari a mettere un prodotto in meno nel carrello ma un prodotto qualitativamente superiore, loro la definivano la logica del meno uguale più, quindi meno quantità ma con una garanzia, un controllo, una qualità o un progetto alle spalle che sia più sostanzioso. Abbiamo a nostra insaputa abbiamo scoperto di trovarci di fronte a un consumatore che ha accolto con grande entusiasmo il nostro progetto. In più creatività e comunicazione sono state le basi fondamentali per aprirci le strade, anche perché quando non hai un budget grosso alle spalle, la creatività salva, quindi questa è stata sì, un'altra importante componente. Le idee creative che hai avuto, adesso magari non tutte perché saranno sicuramente tantissime, ma le prime idee creative che poi vi hanno permesso di distinguervi, quali sono state?
Allora, fra tutte le vitamine di positività. Ah, Abbiamo bellissimo. creato questi messaggini che abbiamo messo all'interno di tutti i nostri prodotti. Addirittura abbiamo dovuto inventare un vero e proprio macchinario che soffiasse all'interno delle retine questi piccoli booklet, questi messaggi in cui si cercava di divulgare la positività, perché venivamo fuori da un periodo che per tutta Italia è stato abbastanza difficile. Noi in particolar modo stavamo ricevendo tanta energia positiva, le cose stavano andando per il verso giusto e quindi non potevamo non condividere con gli altri questa fortuna. Per questo motivo abbiamo deciso di creare queste vitamine di positività che adesso, a partire da quest'anno, sono state realizzate anche in partnership con scuole e accademie che hanno fatto la positività un driver del loro successo. Quindi abbiamo l'Accademia di Felicità, la scuola di Paolo Alto con il Positive Business Award, la scuola di fallimento di Modena, addirittura avremo una runner che scriverà sulla resilienza. Quindi quella penso è stata la prima idea creativa che abbiamo avuto. E poi i packaging che erano, oltre i più sostenibili sul mercato, anche super colorati e molto accattivanti, quindi andavano totalmente erano totalmente lontani dall'immagine stereotipata dell'ortofrutta, che è sempre avana, color legno, dai, questi colori molto che riprendono un po' la natura, però sono tanto lontani magari da quello che siamo abituati a vedere. Ecco, questo significa lavorare contemporaneamente su tantissimi fronti, quindi l'aspetto manageriale, gestionale, amministrativo e poi di marketing e poi di branding e poi di packaging, peraltro di un prodotto fisico dove magari è anche un pochino più complicata poi l'aspetto il passaggio dalla pianificazione alla realizzazione. All'inizio eravate solo in due, giusto? Come avete Esatto. fatto tutto? Come sei riuscita a non perdere di vista il focus e a non farti anche scoraggiare dalla mole di cose che comunque dovevano essere fatte? La nostra fortuna è stata che insieme a mia madre ragionavamo da consumatrici, quindi andavamo a prendere anche due target totalmente diversi. Da una parte c'era una cinquantenne che magari pensava, quando andava a fare la spesa, a portare in tavola un prodotto sicuro per la propria famiglia, che fosse anche resistente da utilizzare in cucina. Dall'altra invece c'era una ragazza giovane che, oltre al mero prodotto, voleva anche l'esperienza. Quindi quello che secondo me ha fatto molto la differenza nel nostro progetto è stato proprio il pensare da consumatrici. In più, due donne, quindi aspetto estetico diventava molto importante, la presentazione del prodotto, ogni minima cosa, cioè come veniva messa l'etichetta. All'inizio rimprovavamo sempre tantissimo la filiera perché l'etichetta non era messa esattamente dritta come volevamo noi e ci prendevamo per pazze. Però sono quei piccoli accorgimenti che l'occhio femminile riesce a notare con più facilità e accogliere, e quindi poi vengono anche apprezzati da chi acquista. Bellissima questa cosa, quindi potremmo riassumerla come sensibilità, capacità, ecco, di attenzione al dettaglio e passione, perché poi Assolutamente. diciamo che io penso sempre che la passione non sia necessaria perché un progetto imprenditoriale abbia successo, ci sono un sacco di progetti che hanno successo a prescindere dalla passione di chi li crea, però quando poi le difficoltà arrivano magari alla luce, ci sono i nodi, arrivano al pettine perché ci sono sempre dei momenti di scoraggiamento, quando hai la passione riesci a superare anche gli ostacoli più grandi, come quello di dover gestire mille cose contemporaneamente. A proposito di difficoltà, c'è qualcosa che hai fatto, che facevi o che fai tuttora per mantenere la lucidità quando qualcosa non va come previsto? Allora, tieni conto che inizialmente per noi quella era l'ultima spiaggia, quindi i miei genitori, chiusa la loro attività, hanno iniziato a lavorare come dipendenti in una cooperativa, però capisci che dopo una vita da imprenditori diventa difficile riuscire a rientrare in certi equilibri. Però allo stesso tempo era stata una grande fortuna perché comunque i miei genitori hanno tre figli, quindi dovevo riuscire a portare avanti la casa, gli studi e quant'altro, avevo appena iniziato l'università. Quindi all'inizio c'era quel briciolo di paura
che ti fa stare attento a ogni singolo passo, quindi riesci a pesare ogni singola cosa, e questa è rimasta nella filosofia aziendale, quindi buttarsi sì, quindi quel filo di incoscienza che ti permette di avere delle vedute anche più ampie, magari non aspettando il momento esatto, perché poi il momento giusto non arriverà mai, perché ci sarà sempre qualcosa da sistemare, però allo stesso tempo ti fa andare un po' coi piedi di piombo, ecco, non ti fa volare troppo in alto, ma ti fa stare fermo sul terreno. Ecco. Quindi diciamo anche quando cadi da un'altezza un pochino più gestibile, no? In questo senso, sì, quindi poi sì, ti rialzi anche più facilmente. Questo aspetto dell'andarci coi piedi di piombo è un pochino in controtendenza, no? Rispetto a un po' il mindset che si sta diffondendo, soprattutto oltreoceano, ma arriva anche in Italia e in Europa, e che è, no, il mindset del go big or go home, no? Per cui o si spacca il mondo oppure si va a casa. Quest'idea che bisogna per forza invece volare alto perché abbia senso investire le proprie energie in qualcosa. Quindi ti fa grande onore questa modalità, questo modus operandi, e credo sia veramente ad oggi una dei suggerimenti pratici più importanti che possiamo dare a chiunque intraprenda un'attività imprenditoriale di qualunque tipo. Esatto, guarda, delle volte ci si fissa anche con delle idee che poi, una volta che metti nel mercato, non ruotano, forse perché sei stato prematuro a lanciarle e quindi ancora il cliente finale non è disposto ad accoglierle. Ci si fissa come a dire niente, devo andare avanti, quando poi sono quelle classiche frasi, no? Quando tutti ti dicono che sei pazzo, in realtà sei nella strada, sì, giusta. Ecco, non sempre sono vere, delle volte bisogna anche ascoltare i feedback esterni, magari aggiustare il colpo, ecco, andare un po' a sistemare il tiro per poi riuscire ad andare nella strada giusta. Bellissimo, bellissimo. Mi fermerai qui, nel senso che questi due spunti credo che da soli siano rivoluzionari, ma non mi fermo qui e ti chiedo invece se dovessi riassumere 3-5 passi fondamentali che hai seguito per lanciare Citrus da zero e che in qualche modo una startup dovrebbe o potrebbe seguire. Quali sarebbero? Allora, il primo, quello alla quale accennavo prima, quindi il pensare da consumatrici, quello già fa molto la differenza. Poi cooperare e collaborare tantissimo, questa è una frase che ripete sempre mia mamma e che ho fatto mia, e che devo dire trovo realmente giusta e corretta per un imprenditore. Lavoriamo tutti per un pezzo di pane, quindi è giusto che nessuno all'interno della filiera venga strozzato, e la rivoluzione del nostro progetto è stata anche questa, è stata l'anticipare le esigenze del produttore, quindi riuscire a aumentare il prezzo consapevoli che magari a causa di una grandinata ci sarà meno prodotto. Questo magari abbasserà inizialmente la marginalità, ma alla lunga creerà una relazione autentica, vera e dignitosa con i produttori. Poi, oddio, forse direi anche condividere e comunicare sono stati per noi dei passi fondamentali. Noi, come ti dicevo prima, parte del ricavato dato dalla vendita di tutti i nostri prodotti va a sostenere borse di ricerca di Fondazione Umberto Veronesi. Spesso si fa beneficenza, si fa filantropia, ma non si sa mai come si finalizzano i nostri aiuti. Noi, per essere il più possibile trasparenti e coinvolgere il consumatore finale, tutti coloro che credono nel nostro progetto, ogni anno facciamo degli investimenti aziendali in cui comunichiamo nome, cognome e campo di ricerca del ricercatore che viene adottato. In più riusciamo a farlo anche in maniera tempestiva, quindi ad esempio abbiamo questa raccolta fondi molto importante che si chiama I Limoni per la Ricerca, dove una retina di limoni per 2 settimane viene venduta a un prezzo unitario di 2 euro in tutte le grandi catene, in tutte le grandi insegne della grande distribuzione italiana. Ed è diciamo un'accelerata al sostegno che diamo alla Fondazione Umberto Veronesi.
con il duplice obiettivo, oltre a quello di sostenere la fondazione, anche di divulgare i valori nutrizionali del limone, soprattutto il limonene, che è una molecola preziosa per il nostro organismo contenuta nella buccia. Bene, noi alla fine di quell'attività, che generalmente finisce sempre la domenica, il lunedì tiriamo le somme, il martedì facciamo il bonifico, il mercoledì siamo già con la nostra infografica a raccontare a tutti coloro che hanno creduto nel nostro progetto quanto è stato raccolto e a chi andranno questi soldi. Quindi questa sì, per noi è stata una cosa che è stata veramente premiante e coinvolgente. Trasparenza e tempestività. Assolutamente. Poi abbiamo investito molto nella produzione, nella qualità del prodotto, anche perché una volta che investi nel brand, se poi le persone che vanno a comprare il tuo prodotto non trovano quello che tu prometti, è come se non avessi fatto nulla. Quindi stiamo investendo tanto nella produzione, nella trasparenza, tant'è che notizie degli ultimi giorni, la lavorazione, il condizionamento e il conferimento prodotti avverrà per Citrus da parte della cooperativa, quindi anche lì stiamo andando in una logica che sta sempre di più premiando la trasparenza e il coinvolgimento dei produttori. Per finire, quello che ha fatto una grande differenza è stata anche l'innovazione di valore, quindi l'andare a aggiungere qualcosa oltre al mero prodotto, qualcosa che poi sia di utilità comune, anche di prezzo, di costi, cioè quel valore che riesce ad unirsi con tutta la strategia aziendale. C'è qualcosa però che faresti diversamente col senno di poi? Se tornassi indietro, qualcosa che dici questa qui la farei diversa oppure no? Allora, tenendo conto che siamo un po' un piccolo miracolo, perché partendo da zero è stato davvero fatto tutto in maniera molto casereccia, tieni conto che ho dovuto imparare a utilizzare i programmi di grafica per magari fare le comunicazioni che poi andavano in store, alcuni packaging e quant'altro per non spendere troppi soldi fuori. Però alcune cose sì, forse alcune cose che... non premiano alla lunga sono l'incapacità di delegare, mm-hmm. Che risiede più in una logica vecchia di fare azienda, non scrivere gli obiettivi, o meglio non averne, sarebbe ancora peggio, obiettivi definiti, precisi e misurabili di breve, medio e lungo periodo. E poi forse, sì, ritorniamo un po' al discorso di prima, quindi l'errore di lanciare un prodotto in maniera prematura, quindi non assicurarsi che il mercato sia pronto ad accogliere la tua novità. Queste... Mi hai parlato anche di... abbiamo parlato dei canali principali che utilizzate, mi hai parlato appunto della grande distribuzione, ma da un punto di vista digitale, perché so che si può acquistare anche online, giusto, dal vostro sito. Quali sono i canali che più vi hanno aiutato e vi stanno aiutando a diffondere l'awareness, la conoscenza, insomma, intorno al vostro brand? Da pochi mesi abbiamo avviato la nostra bottega online, e devo dire che sta iniziando ad andare molto bene, siamo molto contenti. A livello digital, la comunicazione, devo dire che avevamo avuto dei grossi risultati con Facebook, era un mezzo strepitoso per condividere e coinvolgere i nostri clienti. Però quando Facebook era un po' più democratico, permettimi questo termine, perché poi adesso con tutti questi cambi di algoritmi continui è sempre più difficile apparire sul feed se non fai dei grossi investimenti, o comunque se non fai degli investimenti costanti. Sì. Abbiamo anche Instagram, però non ci porta quel qualcosa in più. Su questo devo dire che Citrus mi assomiglia molto, noi diamo il meglio offline, quindi siamo molto bravi nel comunicare offline, quindi tanta comunicazione in punto vendita, anche perché stiamo parlando di un prodotto povero dove è più un acquisto di impulso, non stai a ragionare molto, quindi non è che guardandolo prima poi vai a cercarlo, se il supermercato non ce l'ha è difficile che vai a cercare proprio quel limone lì, però arriveremo anche a questo, spero.
Quindi al momento, per arrivare al vostro sito, leggo l'etichetta sul prodotto e poi ci arrivo praticamente. Questo è un po' il canale più naturale, più immediato. Esatto. Sì, okay. Sì, assolutamente. Senti Marianna, quale suggerimento, oltre a tutti quelli che già ci hai dato, ti senti di dare a tutte le donne aspiranti imprenditrici in ascolto in questo momento? Oddio, una bella responsabilità questa. Sicuramente buttarsi, quindi riuscire a, come dicevamo prima, non aspettare il momento giusto e cercare di costruirselo un po', perché poi sorprenderà una volta dentro il flusso come le cose si aggiusteranno da sé. Quindi spesso vedo tanta paura anche di fare i primi passi. In realtà non bisogna aver paura a condividere con gli altri la propria idea. Spesso c'è una sorta di attaccamento al mio progetto, la mia idea, non la dico a nessuno finché non divento, non esplode. Ecco, questo è sbagliato, perché delle volte poi mettendo in piazza l'idea o il problema o ragionando ad alta voce con gli altri vengono sempre delle bellissime idee alla quale magari non avevi pensato di prendere in considerazione. Voi siete la prova, insomma, vivente che questo è fattibile, non succede nulla nel momento in cui condividiamo, quindi esatto. Ecco, la condivisione. Un'altra cosa che mi preme tantissimo dire è che noi siamo un esempio in questo, l'essere donna anche in un mondo di uomini come quello ortofrutticolo, che delle volte è risultato essere anche maschilista, per noi non ha giocato un ostacolo, ma anzi è stato un vantaggio, perché eravamo la novità, sì, ma poi eravamo la novità che ti sorprendeva. Tuttora siamo un team molto femminile, tieni conto che i ragazzi dell'ufficio, la maggior parte sono donne under 30, giovanissime, quindi ancora il settore non è abituato a questo, e devo dire che è quella novità che piace, che dà anche quelle idee nuove, porta freschezza e ti costringe a pensare in un altro modo, o comunque ad aprire un po' la tua visione. Marianna, quale donna pensi dovrei intervistare dopo di te? Oddio, è bellissimo, perché in realtà avrei tantissimi nuovi in mente, sia ragazze giovani, sia donne. E, mi verrebbe da dire la mia mamma, perché per me è il mio esempio, però è un po', risulterebbe un po' troppo banale. Sono molto contenta di avere come amica una ragazza che puoi trovare anche su Instagram con il nome di Imen Jane. La sua missione è molto particolare per i nostri tempi, perché il suo obiettivo è quello di avvicinare i giovani alla politica e all'economia. Lo fa con un linguaggio semplice, comprensibile a tutti e delle volte quasi buffo. Una volta che la si conosce, si abbandoneranno tutte le serie TV e si amerà soltanto la Brexit come serie. Quindi vi dico solo questo. Sì, ma poi è bellissimo, perché cerca di far capire ai nostri coetanei l'importanza di conoscere l'attualità, di conoscere il proprio tempo, perché è sorprendente come in realtà questo ci influenza la vita nostra di tutti i giorni. Poi su come lo influenza lo racconterà lei con le sue stories, è fantastica, è un vulcano e penso che avevamo proprio bisogno di una ragazza così. Fantastico Marianna, io ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata. Grazie, che è stata a te di cuore. Un'ispirazione illuminante, non trovo altre parole, già mi aveva illuminato la tua energia quando ci siamo sentite la prima volta. E devo dire che sei veramente straordinaria, è straordinario il progetto che portate avanti, è straordinario l'esempio che siete, quindi veramente grazie. E ricordo invece a chi ci sta ascoltando che troverete tutti i punti che abbiamo affrontato oggi in puntata con Marianna sotto all'episodio. Se lo guardate dal sito biz-academy.it/podcast, troverete minuto per minuto tutto quello di cui abbiamo parlato, in maniera tale che se vorrete riascoltare o riguardare l'episodio anche successivamente potrete farlo andando direttamente al concetto che più vi è piaciuto. E naturalmente vi invito come sempre a condividere sotto l'episodio qual è l'aspetto che più vi ha colpito, qual è il concetto
concetto che vi portate a casa perché vi è rimasto assolutamente tra le orecchie, una sorta di tatuaggio mentale di questa puntata. Marianna, grazie ancora, io ti mando un abbraccio enorme e magari ci rivedremo presto per parlare dell'evoluzione di Citrus, chissà. Ah, speriamo, incrociamo le dita, ci lasciamo con questa promessa. Un abbraccio grande. Questo è tutto per la puntata di oggi, spero di averti dato qualche utile spunto che potrai implementare sin da subito. Se crescere un business in cui credi sul web in modo autentico e proficuo è parte dei tuoi piani e non sei ancora entrata a Biz Academy, puoi farlo visitando il sito biz-academy.it. Noi come sempre ci sentiamo o vediamo alla prossima puntata di Impact Girl.